Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio fare questo video in cui metteremo a confronto prodotti super costosi e prodotti super economici, una tipologia di video che già ho fatto e so che vi piace moltissimo e secondo me in questo periodo può essere super utile e tra l'altro capita proprio a fagiolo questa mia idea perché pochi giorni fa appunto ho acquistato diverse cosine Catrice Essence, quindi truccherò metà viso solo con prodotti molto costosi, l'altra metà del viso invece la truccherò solo con prodotti molto economici e poi giudicheremo assieme e metteremo a confronto le due metà. Il lato sinistro sarà quello dei prodotti molto costosi, il lato destro invece sarà quello dei prodotti molto economici. Iniziamo con la base. Sul lato costoso vado ad applicare la Blanc Divine, che è una crema primer con fattore protezione 50 e il costo di questo è di 70 euro. Non è facile andare ad applicarlo solo su metà viso perché ovviamente non sono affatto abituata, quindi devo concentrarmi per bene. Dall'altra parte invece andiamo ad applicare questo primer di Essence che si chiama Hello Good Stuff e il costo di questo è di 3,89 euro. Molto rinfrescante. Tra l'altro che oggi fa caldissimo qui ad Amsterdam, ragazzi, non so se è arrivata la primavera o direttamente l'estate. Se vedete che questa parte del viso sarà leggermente più scura rispetto all'altra è perché la finestra è un pochino più lontana, ma oggi c'è una luce talmente forte che se mi mettevo davanti alla finestra a filmare non riuscivo a vedervi, cioè non riuscivo a vedere proprio a guardare in videocamera, quindi se vedete che questo lato un po' più scuro è solo a causa della luce. Lato costoso, fondotinta, vado ad applicare questo di Dior, è il Dior Forever Perfect Cushion. Il costo di questo è di 59 euro. Vado ad applicarlo direttamente con la spugnetta all'interno della confezione. Ho provato già una volta questo fondotinta, l'avevo comprato dal sito Sephora, come sapete, e sono molto contenta di aver azzeccato il colore, che ordinando online non è semplice, ma è perfetto. Perfetto per la mia carnagione. Mi piace molto questo fondotinta perché ha una coprenza veramente molto molto naturale e non si vede addosso. Sull'altro lato invece, il nostro lato low cost, vado ad applicare questo fondotinta di Catrice che si chiama All Matte Plus e il costo di questo è di 7,50 euro. Spero di aver azzeccato il colore di questo perché questo l'ho ordinato su internet e non l'ho ancora provato, però dallo swatch mi sembra sia perfetto. Sì, come colore ci siamo assolutamente e mi sta piacendo moltissimo perché anche questo è super super naturale e neanche da vicino riesco a vederlo, quindi ottimo. Correttore sul lato costoso vado ad utilizzare Benefit, questo è il Boeing Airbrush Concealer colorazione numero 1 ed il costo di questo è di 25,50. Questo correttore ha un sottotono aranciato abbastanza forte, quindi è fantastico per le occhiaie. Sul lato low cost invece vado ad applicare questo di Essence, questo è il Camouflage Concealer e il prezzo è di 3,19 euro. Wow, ottima coprenza e si sfuma anche molto facilmente. Adesso Cipria, lato costoso, vado ad utilizzare questa di Marc Jacobs, questa si chiama Finish Line e il colore è il numero 34 Invisible e il costo di questa cipria è di 39,90. Come sempre vado a picchiettarla con la Beauty Blender solo sulla zona del contorno occhi e sul resto del viso con il pennello, ovviamente stando attenta a restare sulla parte sinistra. Sembra facile, ma non lo è perché sono talmente abituata ovviamente ad applicare subito i prodotti su tutto il viso che devo veramente ricordarmi ogni volta di non andare anche dall'altra parte. Sulla parte low cost invece applichiamo la All Matte Cipria di Catrice che ha un costo di 3,46 euro, anche qua differenza abissale. Anche qui picchietto la cipria con la Beauty Blender solo sul contorno occhi, questo è l'unico modo per evitare quelle rughette che si formano sotto l'occhio e poi il correttore va a finirci all'interno ed è bruttissimo da vedere, quindi picchietto picchietto e adesso con il pennello l'applico sul resto, non del viso, ma solo sulla metà
destra. Adesso terra, sulla parte costosa vado ad applicare questa di Anastasia Beverly Hills, questo è il powder bronzer in colore Saddle e il costo di questa terra è di 35,90 euro. Facciamo un contouring leggero. Oh wow, dovevo andare leggera, ho applicato forse un pochino troppo. Andiamo a sfumarla un po' come al solito su tutto il lato del viso per assottigliarlo. Naturalmente potete poi applicare la terra solo nei punti che volete assottigliare del vostro viso. Io la applico sempre su tutto il contorno e poi naturalmente sotto lo zigomo. Alziamo un pochino il naso applicando la terra sotto e poi anche un pochino sul lato, sempre per renderlo più sottile. Qui sarà interessante poi fare il contouring dall'altra parte, sperando che l'altra terra low cost abbia più o meno lo stesso colore, perché altrimenti ho mezzo naso di un colore e mezzo naso di un altro. Lato economico vado ad applicare questa terra di Wycon, questa è la Baked Sun Powder in colore 02 ed ha un costo di 9,90 euro. Questa è una terra minerale, quindi avrà un minimo di shine, ma sarà praticamente invisibile in videocamera la differenza, ma appunto l'altra era opaca, questa sarà un pochino satinata. Blush sulla parte costosa vado ad applicare questo di Givenchy, questo è il blush noir Revelateur, con la mia pronuncia francese, e questo ha un costo di 32,90 euro. Questo è un blush magico perché è assolutamente completamente nero, ma una volta applicato si adatta al colore della nostra carnagione per un colore naturale. Parte economica invece vado ad applicare questo di Kiko, è il Wonder Woman Power Flush, si può applicare sia sulle guance come blush che sulle labbra come tinta labbra gloss e questo ha un costo di 7 euro. Questo è un classico blush liquido, andiamo a sfumarlo per bene. Wow, si vede tantissimo il colore, quindi Sfumiamo. Illuminante, parte costosa, abbiamo questo di Marc Jacobs, questo è il Do You ed è un illuminante liquido veramente meraviglioso. Oh, ne ho già applicato troppo perché è veramente molto molto brillante. Andiamo a metterne un pochino anche sulla punta del naso, solo sulla sinistra. Non so come fare, perché se la devo applicare al centro come faccio? Allora intanto applichiamolo solo un pochino qui sulla sinistra, sfumiamo sopra lo zigomo. Wow, adoro questo illuminante, si sfuma molto facilmente ed è molto naturale. Ne applico poco poco anche sull'arco di Cupido, solo sulla parte sinistra naturalmente. Lato economico applichiamo questo illuminante di Catrice, questo è il More Than Glow Highlighter in colorazione 020 e questo ha un costo di 3,99 euro. Quello di Marc Jacobs che abbiamo applicato sull'altro lato era un pochino più dorato, questo è un pochino più rosato, ma non dovrebbe esserci tantissima differenza. Anche qui lo applichiamo sul naso, solo sulla parte destra. Il naso non sto riuscendo tanto bene facendolo in due parti. Passiamo agli ombretti. Sul lato costoso vado ad utilizzare la mia palette by Terry. Questa è la VIP Expert Palette. Eccola qua, ed ha un prezzo di 49,90 euro. Ho applicato questo color borgogna sulla palpebra e adesso nella piega vado ad applicare un mix di questi due colori. Lato economico utilizziamo la palette di Catrice, questa è la Next Gen Nudes e i colori sono molto simili a quella by Terry che abbiamo utilizzato, quindi cerco naturalmente di farlo più identico possibile, più simile possibile. Inizio applicando Masterpiece, questo colore su tutta la palpebra mobile. Per la piega vado a mescolare questo è questo, quindi marroncino e rosato come abbiamo fatto dall'altra parte. Assolutamente pazzesca la coprenza degli ombretti opachi di questa palette, sono wow. Anche qui porto sempre l'ombretto verso l'angolo esterno e verso l'alto per alzare lo sguardo. Molto importante
Specialmente se come me avete gli occhi un po', non voglio dire proprio cadenti, però dritti, sicuramente non vanno verso l'alto. E con questo trucchetto li facciamo sembrare un pochino appunto più rialzati. Eyeliner sul lato costoso, vado ad applicare questo di Chanel. Questo è lo stilo eyeliner ed ha un prezzo di 40 euro. La punta, è la prima volta che vado ad utilizzarlo, la punta è un pochino più spessa rispetto a quello che sono abituata di solito con gli eyeliner a pennarello, quindi vediamo. Wow, è super semplice ragazzi da applicare, veramente non me l'aspettavo, solo che essendo un pochino più spesso è un pochino più difficile andare a fare una linea sottile sottile sottile, però è veramente fantastico questo eyeliner, non mi aspettavo che mi piacesse così tanto onestamente. Lato low cost vado invece ad applicare il Super Fine Eyeliner Pen di Essence, questo ha un costo di 2,59 euro, anche qua differenza gigantesca. Adesso sul lato costoso vado ad applicare solo sotto sulle ciglia inferiori, vado ad applicare questa matita di MAC, questa è la High Def Cyan e ha un costo di 20 euro, e alla fine l'ho applicata anche nella rima interna. Invece sul lato low cost vado ad utilizzare questa di Essence, questa è la Long Lasting Eye Pencil colore 17 ed ha un costo di soli 1,54 euro. Non so se il colore sarà esattamente lo stesso, le ho swatchate e sono molto simili anche se non esattamente uguali. Wow, anche questa ragazzi è super super scrivente. Ok, questa è un pochino meno scrivente nella rima interna, ma super scrivente assolutamente all'esterno. E questa ha anche dei micro glitterini, micro brillantini che l'altra non ha. Però tutto sommato mi sembrano abbastanza simili, se non guardiamo il prezzo naturalmente. Adesso mascara sul lato costoso, vado prima ad applicare la base. Questa è la base mascara Perfect di Givenchy, questa è una delle mie basi preferite di sempre per il mascara perché lascia la quantità giusta di prodotto e le volumizza tantissimo. E adesso andiamo ad applicare il mascara sempre sul lato costoso, questo è di Dior, è il Dior Show Iconic Overcurl ed ha un prezzo di 35,90 euro. E questo è il mio mascara preferito di Dior perché ha lo scovolino incurvato, eccolo qui, e quindi incurva anche tantissimo le ciglia. Lato economico andiamo ad applicare solo il mascara, questo è il Wonder Woman di Kiko ed ha un prezzo di 3,99 euro. Wow, questo è veramente un ottimo ottimo mascara, lo applichiamo naturalmente anche sotto. Adesso sopracciglia, lato costoso, vado ad applicare il mio Cabrow di Benefit che ha un costo di 29,50 euro. Questo ha anche il pennellino integrato, quindi vado ad utilizzare questo. Riempio tutti gli spazi vuoti naturalmente e vado un pochino ad allungarle verso l'esterno. Lato economico invece andiamo ad utilizzare l'Eyebrow Gel Color and Shape di Essence che ha un prezzo di 2,99 euro. Spero anche qui che i due colori siano abbastanza simili, altrimenti ho le sopracciglia di due colori diversi. E questo comunque è il colore 01, se non sbaglio, sì, 01 brown. Se vi vedete con lo sguardo stanco, un trucchetto per rialzare, per dare un lifting istantaneo allo sguardo è quello appunto di colorare un pochino più in alto il sopracciglio, quindi se il mio angolo finisce qui naturalmente vado leggermente ad allungarlo in modo appunto da rialzare lo sguardo e ti dà come un effetto lifting. Adesso sulle labbra vado ad applicare sul mio lato costoso questa, la Gogo Tint di Benefit, che è una tinta per labbra e guance, e ha un costo di 20,90 euro. La applico con il polpastrello così riesco a controllare meglio l'intensità del colore. Lato economico vado ad applicare la Lip and Cheeks Power Flush di Wonder Woman che abbiamo utilizzato prima anche come blush. Mi sembrano abbastanza simili come colore. Per finire il lato costoso andiamo a fissare il nostro trucco con l'All Nighter, questa è la versione ultra matte di Urban Decay, questo ha un prezzo di 34,50 euro. Copro la metà destra del viso così lo spruzziamo proprio solo sulla sinistra.
lato economico invece fissiamo il make-up con l'Instant Matte Make-up Spray di Essence e questo ha un costo di 2,95 euro. E il nostro make-up è completo, ragazzi. Questo lato è quello costoso. Il costo totale di tutti i prodotti che abbiamo utilizzato è di 564,40 euro. Mentre il lato economico, invece, il totale di tutti i prodotti che abbiamo utilizzato è di 62,99 euro. E questo è il risultato proprio a confronto. Adesso sono molto molto curiosa di leggere i vostri commenti, di sapere i vostri pareri, che cosa ne pensate. Questo video l'ho fatto appunto per ricordarvi sempre che non bisogna necessariamente spendere tantissimo per avere un trucco bellissimo. Ci sono prodotti low cost che non hanno nulla da invidiare a prodotti più costosi e penso che video come questo ne siano la prova schiacciante. Quindi questo è quanto per il trucco di oggi, mia family. Appunto, spero vi sia piaciuta questa tipologia. Se vi piace, ne farò altre, naturalmente ne farò altri. Vi mando un bacio, muah, gigante, mia family. Vi abbraccio forte, 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 forte. E vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30. Muah, ciao.